abbiamo un piccolissimo intervento di contributo di audio di Don Luigi Ciotti e Cecilia Strada, che parla anche a nome di Gino, ovviamente. Libera Emergency, hanno aderito a questa manifestazione. Buongiorno a tutti. Anche se non possiamo essere a Roma quest'oggi, voglio esprimere la mia solidarietà personale, quella di Gino Strada e dell'organizzazione che rappresentiamo, al PM Nino Di Matteo e a tutti quelli che oggi si trovano oggetto delle minacce e delle intimidazioni della criminalità organizzata. Nessun magistrato, nessun funzionario, nessun cittadino deve essere lasciato solo in questa situazione, perché le minacce della criminalità organizzata sono minacce che ci riguardano tutti, che riguardano la nostra stessa idea di libertà, di giustizia e di sicurezza. Quindi non siete soli, siamo con voi. Buon lavoro a tutti. E per dare ancora una volta un grande abbraccio a un grande magistrato, molto impegnato, molto coraggioso, di nome di Matteo, per dire a tutti che non dobbiamo lasciarlo solo, dobbiamo accompagnarlo in questo momento di grande impegno e di grande responsabilità. Per darci un appuntamento il 14 novembre, per dire da che parte stiamo, soprattutto per fare sapere al nostro paese che abbiamo dei magistrati seri, attenti e coraggiosi, che cercano la verità e vogliono costruire percorsi di giustizia. Tutto questo disturba certamente qualcuno che manda dei segnali in senso contrario. Noi vogliamo camminare insieme, gridare insieme da che parte stiamo. Stiamo dalla parte della trasparenza, della dignità, dell'onestà, della verità. Stiamo con Nino Di Matteo.